I campionati italiani su pista che si sono svolti ad inizio mese a Fiorenzuola d'Arda dovevano servire da esperienza per i corridori del team Barblanco e Indicafé, ma dal velodromo Pavesi i ragazzi di Beppe Cretti sono tornati a casa con importanti risultati. Dagli esordienti con Baldassare Alessandro un argento, un secondo posto che comunque tende a valorizzare il ragazzo che già negli anni scorsi aveva potuto dimostrare le sue qualità da velocista e quindi va il merito insomma, di aver conseguito questo brillante secondo posto. Per quanto riguarda Giacomo Cretti si è classificato quarto nella gara a squadre. Che per lui sì è stata, doveva essere un'esperienza, però insomma un quarto posto non è neanche quello da buttare. A Busto Garolfo invece si sono svolti nel fine settimana i campionati regionali sempre su pista e dopo le buone indicazioni ottenute agli italiani, i corridori del team Barblanco puntavano a confermarsi e migliorarsi. Baldassare Alessandro doveva essere non solo una riconferma, ma naturalmente puntava a vincere la prestigiosa maglia di campione regionale. Per una piccola sfortuna non è riuscito a realizzare questo appuntamento importante e si è classificato ancora secondo. Per quanto riguarda invece Giacomo è riuscito anche lui a salire sul podio e secondo classificato che comunque per lui è riuscito a realizzare comunque il podio che era il suo obiettivo. Ancora pista in questi giorni con la 33esima edizione della Tre Serie di Dalmine che ha preso il via ieri e si concluderà giovedì. Anche lì è una gara molto impegnativa, ci sono in pratica presenti tutti i più importanti esponenti pistar della Lombardia e quindi anche lì metteremo a prova le nostre qualità.